Appunto, Miki, che cosa facciamo? Andiamo a prenderci un po' di fresco da qualche parte? Andiamo a fare una bella avventura? Che fuori c'è un caldo pazzesco. Tipo andare un po' al parco e tu ti metti sulla sedia all'ombra. Tipo andiamo a fare l'amaca nel bosco, ci leggiamo due storie. Sì. Beh, dai, andiamo! Via! Allora raga, la situazione è questa, abbiamo 33 gradi, fa caldo, siamo soli, io, Niki e Pi, perché la Deborah è a lavorare. Sì, vabbè, e abbiamo deciso di andarci a prendere un po' di fresco, adesso vediamo dove andare e ce la studiamo bene, dai, ok? Parli italiano, per piacere. Dai, forza giù. Il tablet lo possiamo lasciare in macchina, cosa dici, no? Olè. Ok. Allora il tablet, mettiti tu il genetto intanto. Buongiorno e bentornati sul mio canale. Allora, oggi siamo vicino a Loqua per fare una camminatina nel bosco, siccome che a casa avevamo tantissimo caldo, è domenica, al mare non avevamo tanta voglia di andare e siamo venuti qui per prenderci un po' di fresco, infatti sono già 25 gradi, si sta da Dio. E abbiamo portato l'amaca. Abbiamo portato l'amaca e il libro per leggere tante bellissime storie di Mauro Corona. A dopo. Allora, comunque, per i nostri follower, no? Miki, per i nostri follower, dobbiamo... come no? Abbiamo tanti follower su YouTube che ci guardano. Allora, ma come no? Allora, comunque, esatto, fammi parlare un pochettino, dai, facciamo una bella vloggata, adesso come si dice. Anzi no, faccio quattro passi in pace e non dirò niente. Camminiamo e spiego, dai. Allora, perché le fate sono fatte col cuoricino e perché ci portano il dentino alle femmine e gli danno un soldino, ma invece ai maschietti gli va il topolino e poi gli dà il soldino. Ok, Perché abbiamo... poi anche le fate sono così dolci perché sono anche belle. Abbiamo capito? Bene, Yomi è fatto. Thank you.
eccoci qua nella nostra amata amaca, altezza quasi perfetta per dondolarsi con le pietre. Adesso ci leggeremo un po' di storie di questo bellissimo libro qua di Mauro Corona, Storia del Bosco Antico. Che storia vuoi leggere, Nicky? Vorrei leggere questa, però mi devi dire prima l'animale. Allora, vediamo. Abbiamo l'aquila, il corvo imperiale, il picchio, il gallo forcello. Il gallo forcello. Ah, ok. Bel boschetto qua. Abbiamo trovato ottimo spot. Sì, però me lo ricorderò per sempre. Ce lo ricorderemo perché si stava veramente bene, ci siamo letti un 4 storie, abbiamo letto alla fine, no? Sì, un 4, un 3, così non sappiamo perché non abbiamo contate. Esatto. E adesso andiamo verso la macchina, stessa strada forestale dell'andata, ma qua è pieno di stradelle, ragazzi, per prendere un po' di fresco. Guarda qua. Che cos'è? Sembra una E di Emanuele. Sì. È vero? Sì. Questa la portiamo a casa. Ce la portiamo a casa questa, sì. Sembra. La posso tenere io. Sembra la E di Emanuele. Sì. Ma pensate che storia. Dai, la metto in zaino. Questo posto è di Emanuele. Ah, che storia, eh? Sì, dai, storia. Andiamo. Forse qualcuno sì. Ha perso dove chissà. Sono quelli per non venire qua al zanzare, che non sapevano che qua non ci sono zanzare. Boh, chissà. Intanto che ho trovato che. Ma sarà qualcosa di qualche trattore, qualche roba. Sì. Qualche roba così. Andiamo di qua. E niente. Dai, andiamo verso la macchina adesso. Gli occhialati. Siamo arrivati. La macchina. E siamo stanchi morti. Siamo stanchini. No, per... io sono stanca morta. Tu sei stanca morta? Sì, perché ho camminato più di papi, perché lui era lontano e io ero più lontano e mi diceva dai lì che aspettami, io volevo esplorare tutto e sono stanca morta. No, comunque ci siamo fatti i nostri 5 km e mezzo a piedi nel bosco qua della foresta di Ternova. Adesso hai siamo. Ho capito che Ternova! Sì, beh, lo ripeto un po' di volte in modo che la gente sa. Adesso siamo arrivati in macchina, sistemiamo le cosine e ce ne andiamo a casina.